sigari esplosivi. Ecco questo, mi ha regalato, grazie. Permetto a vecchio se mi accetta il dialogo. Come sono, amore, queste? Un altro giorno. Integrali? Con frutti di bosco? Scendi. Dai. No. Eccola lì. Buongiorno. Giù. Fa finta di non vederti. Guarda che il papà ti sta guardando male. Malissimo. Scendi. Scendi. Giù. Guarda, sei una roba. Ciao comunque. Buongiorno mondo, buona domenica, ma soprattutto buona vigilia di Natale a tutti. È il 24 di dicembre, io sono emozionatissima, lasciate stare la faccia perché sono in una situazione un po' pietosa. Sono circa le 9:30 e ci siamo. Io mi sono alzata alle 8:15 e il mio risveglio è stato un po' traumatico. Gigi si era già svegliato, calcolate che siamo andati a letto alle 2 passate, più o meno verso le 2:30. E lui si è svegliato molto presto, alle 7:30 più o meno, perché a quanto ho capito la Penny è venuta qui a svegliarlo, leccandogli la faccia. Io invece mi sono alzata alle 8:15, lui era giù che preparava la colazione, ma il mio risveglio è stato traumatico perché ho guardato la sveglia. Noi abbiamo una sveglia che proietta l'ora sul muro, e guardando l'ora sul muro, io non so come ho fatto, però ho letto 13 anziché 8. E quindi ho detto, oddio, è la una passata, non può avermi fatto dormire così tanto, è impossibile, non posso aver dormito così tanto. Quindi mi sono tirata su di colpo, mi sono alzata, poi quando ho guardato il telefono ho visto l'ora, ho detto, ah, ok, sono soltanto le 8, meno male. E quindi siamo scesi a far colazione, sono scesa a far colazione. Vado a mettere questo mascara, piccola parentesi, che è quello che vi ho fatto vedere nel vlog di ieri, quello di Estée Lauder, e sono molto curiosa di provarlo, quello che da una parte, dove ha le setole più corte, ha un effetto allungante di definizione, le setole invece più lunghe danno un effetto volumizzante, quindi voglio provare. E quindi niente, risveglio un po' così. Ieri sera è stata una bellissima serata, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo fatto tanto di quel ridere, anche perché eravamo in tanti, eravamo quasi 20 persone, e una bellissima tavolata, abbiamo mangiato tantissimo, ma tanto da avere male alle pareti dello stomaco, era una cosa incredibile. Quindi stamattina non avevo tutta questa gran fame, però c'erano i cornetti, c'erano il brioche, quindi di certo io non le rifiuto. Allora, questo è l'effetto del mascara sul primo occhio. Io ho utilizzato entrambe le due parti dello scovolino, prima quella allungante e poi quella volumizzante, e devo dire che su di me ha un effetto allungante notevole, più allungante che volumizzante, però comunque non è male. Ah, e questa è soltanto la prima passata, devo vedere se riesco a fare anche la seconda, e nel frattempo vado a fare l'altro occhio. Comunque stavo dicendo che lo dico adesso. Sarà una giornata abbastanza frenetica, perché adesso vogliamo uscire e fare una passeggiata con la Penny, come tutte le nostre domeniche. Vogliamo iniziare a fare un po' di auguri di Natale a persone che magari non riusciremo a vedere domani, e appunto intanto facciamo stancare anche un po' la Penny, sperando che non si sporchi, perché è bellissima, sembra veramente un peluche. Poi torniamo a casa, mangiamo qualcosa di veloce e di corsa a portare tutti i regali dai miei nonni, perché appunto li apriremo lì, quelli che ci siamo fatti a vicenda, non i miei di Gigi, ma quelli che ci siamo fatti con le altre persone. E poi dopo andiamo a trovare la mia nonna, la mia nonnina, che ha 92 anni e è in una casa di riposo, perché è malata di Alzheimer, ve l'ho detto tante volte, e il nonno da solo non se ne riesce a occupare, e lì sicuramente è molto più seguita, e soltanto che non sta bene, perché giustamente quando la vita inizia a farti vedere che qualcosa migliora, se migliora una sola cosa, 10 iniziano ad andare male. E quindi adesso il nonno sta meglio e la nonna, l'altra nonna, ha iniziato da qualche giorno a stare male.
Non so l'effetto che mi farà oggi, sinceramente, cioè lo immagino, però non ci voglio pensare. Però io sono fiduciosa perché lei è una tempra molto forte. Lei è molto forte, quindi io sono fiduciosa. E quindi andiamo a trovarla. Ci saranno anche gli zampognari che, come ogni anno, vanno lì a rallegrare queste nonnine suonando un po' di canzoni di Natale. E poi dopo torniamo a casa e iniziamo a cucinare come se non ci fosse un domani. Veramente dobbiamo cucinare il mondo, pizze, devo fare due pizze, le preparo stasera, preparo la base stasera e poi domani mattina le stendo, le faccio lievitare di nuovo e le farciscole in forno, poi devo preparare un sacco di antipasti di pasta sfoglia, due girelle con le zucchine, devo preparare una sorta di spirale sempre di pasta sfoglia ripiena, poi cos'altro devo fare? Mi sta sfuggendo qualcosa. Beh, sicuramente mi verrà in mente dopo, però dobbiamo cucinare parecchio, mi sa che stasera resteremo in cucina fino a tardi e poi mi piacerebbe andare a vedere sinceramente il presepe vivente stasera, però non so, dipende come siamo messi, se siamo spalmati sul divano o se ce la facciamo a fare qualcos'altro. Perché appunto non avendo dormito tanto stanotte ho la sensazione che arriveremo stasera un po' così. Comunque adesso finisco di prepararmi, mi vesto, mi pettino e usciamo. Comunque tra le altre cose questo è l'effetto del mascara sui miei occhi. Devo dire che non mi dispiace. Devo ancora capire però se utilizzare prima la parte allungante e poi quella volumizzante o viceversa. Devo fare un po' di esperimenti ovviamente prima di dirvi bene cosa ne penso. E quello che ho notato è che si asciuga molto velocemente, si asciuga abbastanza in fretta, quindi va lavorato in fretta, non è uno di quei mascara che vi consente di fare anche altre applicazioni successive senza indurire troppo le ciglia, ecco, quindi va fatto abbastanza in fretta. La seconda passata va applicata finché è ancora fresco il mascara. Vediamo poi stasera com'è da struccare, perché mi sembra bello tosto da eliminare, quindi vediamo se con l'acqua micellare riesco a toglierlo. Oppure se come il mascara di L'Oreal, che non so se ho qua, non so dove l'ho messo, però il mascara quello con la confezione oro rosa, lui mi richiede l'utilizzo di un bifasico perché l'acqua micellare non elimina tutto e secondo me anche questo perché sono abbastanza simili, quindi ho questa sensazione. Perdonate la voce ancora decisamente da sonno, adesso appena esco spero di riprendermi un pochino. Comunque ieri mi sono dimenticata di farvi vedere alcuni prodottini, in particolare questi di make-up che mi sono arrivati sempre ieri, però quando eravamo fuori e quindi dopo mi sono dimenticata di farvi vedere nel tardo pomeriggio, più questa che è una crema che mi è stata regalata in farmacia. Ho acquistato delle cose, mi hanno regalato questa crema di una marca che io non conosco personalmente, però magari voi sì. Si chiama Pharmateis, penso si dica così, Cosmetics, ed è una crema viso per pelli secche e sensibili all'olio di oliva. Questo è un campioncino, però bello sostanzioso, da 15 ml. Io non ho mai visto questo brand nelle farmacie, non ne ho mai sentito parlare, però sono molto curiosa di provare questa crema. Tra l'altro la boccettina è anche in vetro, quindi è un bel campioncino di quelli che fanno piacere, insomma, regalino di Natale della mia farmacia. Ecco, così l'ho fatto vedere. E poi ci sono questi prodottini di make-up, non so se li avete mai visti, perché sono della nuova linea di Mediterranea, appunto. Oltre alle varie linee per viso e corpo, hanno creato anche la loro linea di make-up e quindi mi hanno inviato alcuni prodottini da provare, tra cui questo fondotinta, di cui ho sentito parlare molto all'evento a cui sono stata il giorno del mio compleanno a Milano. Adesso ve lo faccio vedere. La confezione è fatta in questo modo, mi ricorda molto quello di NYX, e il colore forse è leggermente scuretto, però va provato. Questa colorazione si chiama beige e sicuramente va provato, poi vi farò sapere bene in qualche altro video. Poi abbiamo questo, credo sia un mascara, esattamente è un mascara. Questo si chiama Diva ed è un mascara tridimensionale, anche di questo vi farò sapere bene. E poi ci sono questi quattro rossetti. Adesso ve li apro, vi faccio vedere le colorazioni, così facciamo prima. Allora, da quello che ho capito, sono tutti ad effetto velluto, quindi quelli che io preferisco. Questo si chiama Rosso Passione ed è appunto un bel rosso, un bellissimo rosso, anche adatto a questo periodo di feste. Poi c'è, aspettate che li chiudo prima di fare
dei casini che sporco tutta la coperta. Poi c'è quest'altro che si chiama rosa quarzo ed è un nude abbastanza chiaro, rosato, ma non troppo chiaro. Sembra molto carino, soprattutto essendo opaco promette bene. Poi abbiamo un bel colore carico deciso, questo si chiama fucsia ed è appunto un fucsia. E infine come ultimo c'è camelia, che è molto molto bello. Questo è un bel rosa malva, bello carico, acceso, non è decisamente un nude smorto, è un bel colore intenso. Ed eccoli qua. Questi sono quindi i prodottini di Mediterranea, vi farò sapere molto molto presto che cosa ne penso. Ah giusto, mi stavo dimenticando, questo è un altro regalino che mi ha portato la sorella di Gigi, gliel'ha regalato la sua parrucchiera, ed è questa confezione troppo carina, dove all'interno abbiamo una crema mani Pro Nails, anzi è un siero per le mani, quindi ad alta idratazione. È molto carina, questa è una confezione da 10 ml, anti-age, antiossidante, e poi non riesco a vedere perché è scritto veramente troppo piccolo. Ok. Vabbè, sono quei regalini che non ti aspetti, che fanno sempre molto piacere, sono piacevoli da ricevere. E niente ragazzi, adesso devo uscire, altrimenti Gigi viene qui e inizia a dirmi: come sei messa? Guarda l'ora, dobbiamo andare. Quindi niente, scappo, vado. Che giornatina, non c'è una nuvola. Ma neanche una. Ci sta anche bene perché ci sono più o meno 6-7 gradi. So che voi mi direte: caspita, 6-7 gradi fa freddo. Ma in realtà ci sono delle mattine in cui ce ne sono anche meno 7. Non sai, meno 7. E oggi danno anche 13-14 gradi, quindi sembra una giornata calda. Anche oggi pranzo veloce, perché anche oggi non abbiamo molto tempo, tra poco dobbiamo uscire, e quindi ho deciso di fare gli spaghetti, questi sono quelli rummo, sono buonissimi, con questo sugo. In realtà è un ragù che mi ha dato mia zia, adesso non so se è ragù di cinghiale o cervo, non lo so, insomma è selvaggina, l'ha fatto lei in casa, e quindi faccio questo perché almeno devo soltanto mettere sulla pasta e riscaldarlo e sono a posto. Ed è buonissimo, perché prima l'ho aperto, c'è un profumo buonissimo in casa. È pronto e quindi buon appetito a noi. In realtà questi piatti ingannano, perché ho fatto 300 grammi di pasta in due, eppure sembra un piattino. Vi assicuro che sono due bei piattoni di pasta. È il singhiozzo. Cosa scodinzoli? È il singhiozzo. Amore. Singhiozzo. Ancora. Passato. Chi c'è che ti chiama fuori? C'è il tuo amichetto? C'è il tuo amichetto? C'è un nuovo cagnone di fianco che la chiama, che è innamorato, vero? Ma lei è un po' antipatica, se la tira un po' e quindi fa un po' la preziosa, vero? C'è un po' antipatica con lui, vero? Cosa stai cercando di ottenere lì? È sempre quella codina. Cosa c'è? No, non te lo do il biscotto. Mi spiace. E chi è? Arriva. E arriva a rompere le scatole questa cicciona. Questa cicciona. Cosa c'è? Sì, comunque mi diverto a farla illudere, a pensare che c'è qualcuno fuori. In realtà non c'è nessuno. No! Mamma mia. Questi pupazzetti, è un miracolo che siano ancora vivi. Vero? Perché tu li mordi, li tiri con le zampe. Tutto per avere un biscottino. Siamo peggio di Babbo Natale. Abbiamo la macchina che è piena di regali. Adesso Gigi mi manda al diavolo, perché non riesce a far manovra. Babbo Natale, stiamo portando tutti i regali dai nonni, così ci portiamo avanti per domani.
ho il fiatone perché abbiamo fatto un po' di viaggi. Non si vedono tutti, però sono uno sopra l'altro. No, non esci, siamo appena entrati in casa. Ragazzi, sono qui davanti alla stufa, mi sto scongelando perché fuori fa molto freddo oggi. E sono più o meno le 6. Siamo stati a trovare la nonna, siamo stati tutto il pomeriggio lì con lei. E niente, adesso siamo tornati a casa, devo iniziare a cucinare. Dobbiamo iniziare a cucinare, a preparare gli antipasti, le varie sfoglie. Dopo cena invece prepariamo la base per le pizze, però dopo cena, perché altrimenti non voglio farle lievitare troppo, perché se le dovessi fare adesso, fino a domani mattina, almeno alle 8, penso 8-9, sarebbe troppo per quanto riguarda la lievitazione e rischierei di far inacidire un po' troppo l'impasto, quindi aspetto ancora un po'. Vado, devo ancora togliermi la sciarpa, non me ne ero neanche resa conto. E vado anche a fare una doccia, mi sa. Prima faccio una doccia, poi inizio a cucinare, così mi scaldo per bene e si comincia a cucinare. E ormai è andata anche la vigilia di Natale. Domani è Natale, è arrivato in un baleno. Quest'anno dicembre, anche novembre, ma soprattutto dicembre è volato. Non me ne sono neanche resa conto e tra poche ore è Natale. È incredibile. Gente, mi sono coperta fino all'inverosimile. Mi mancano ancora sciarpa, guanti e ovviamente la giacca pesante, perché stiamo andando a vedere il presepe vivente. Non vedo l'ora perché è la prima volta e sono emozionata. Non so se riusciremo a rimanere fino a quando ci sarà il vin brûlé con la cioccolata, cose così, però vediamo, fa veramente tanto, tanto, tanto freddo. Puoi andare più vicino, non morde. Non morde? Vabbè, non volevo rovinare magari. Ma che cosa carina, non avevo mai visto una cosa così io. Sai poi pulire tutto? Sai poi tirare su tutte ste foglie? Cosa fai tu?